Ciao a tutti e benvenuti. Grazie della pazienza, sono stata un po' assente perché si lavora troppo anche d'estate, purtroppo. Mi piacerebbe dire no, sono state alle Maldive, sono state nei Seychelles, no, 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 ero qui a lavorare, ma è la vita. Quindi si va sempre avanti. Quindi oggi facciamo un dovuto aggiornamento delle energie per i segni di fuoco. Cominciamo con l'Ariete e subito, senza tanti bla bla, cominciamo. Ovviamente l'unico bla bla che dobbiamo sempre dire all'inizio è: se siete dei minorenni non dovete essere qui. Se siete troppo sensibili o facilmente offesi, vi consiglio di cliccare fuori dal canale. E ovviamente, se non credete ai segni zodiacali o ai tarocchi, sono sicura che avete di meglio da fare. Ma siete benvenuti se volete stare qua con noi. E se passate dai commenti, siate sempre gentili. Siamo tutti umani e abbiamo tutti dei sentimenti. Quindi, Ariete, quali sono le energie che sono importanti in questo momento e soprattutto i messaggi, tutto ciò che dovete essere al corrente in questo momento. Poi chiederemo ancora quali sono le azioni che l'universo vi consiglia di fare e i blocchi in questo momento. Quindi, Ariete. Della situazione. In che cosa vi dovete focalizzare? Passato recente, Ariete, passato recente all'Ariete. Qual è la vostra forza in questa situazione? Futuro prossimo. Cavolo, proprio così. L'approccio raccomandato, un'informazione importante su questa situazione, speranze e paure. Piegato tantissimo, poverina, perdonami. Speranze e paure. Ne abbiamo due. Ok, wow. Qual è la risposta finale di questa situazione? Risultato. Ok. Come sempre con l'Ariete c'è sempre un po' di dramma, vero? La passione, la passione. Ok. Qua in fondo noi abbiamo la celebrazione di un'unione, di una partnership. Segreti o sentimenti, un nuovo inizio in amore e celebrazione di nuovo. Vediamo però cosa c'è sul tavolo e andiamo piano. Bon, Ariete, tu adesso sei il momento che stai vivendo adesso, sei veramente impegnato e nella strada dei tuoi obiettivi. Quindi siete, diciamo così, convinti e pieni di energia per andare verso il vostro obiettivo o i vostri obiettivi, e c'entra qualcosa con un imparare una nuova forma di guadagnare soldi o semplicemente rieducarsi economicamente. Può anche essere che siete appena venuti a conoscenza delle nuove possibilità di stabilità, guadagni di soldi, o semplicemente avete imparato qualcosa che vi farà guadagnare più soldi, okay? Essere più stabili, essere più fertili.
rentabili. Il potenziale di questa situazione? Beh, abbiamo qui una regina di coppe, quindi il potenziale è conquistare la regina di coppe, il potenziale è diventare la regina di coppe. Vediamo. O semplicemente anche maturità emotiva, dare consigli utili per quanto riguarda gli affari del cuore, essere qualcuno che riesce a aiutare gli altri, avere la spalla sempre a disposizione. In che cosa vi dovete focalizzare in questo momento? Beh, nei vostri desideri, quindi raggiungere i vostri desideri, la felicità. Quindi dovete un po' mettervi un pochettino come priorità, mettere i vostri sentimenti in primo piano, ok? Quindi magari smettere un po' di essere people pleaser. Io non vedo gli arietti così come tanto persone che non sanno le loro priorità. Però sapete, alle volte noi abbiamo situazioni in famiglia o con gli amici che dobbiamo metterci secondo piano perché dobbiamo aiutare qualcuno. Ovviamente non è solo la parte negativa, è anche la parte positiva di essere responsabili e quindi anche di prendere il posto di quello o di quella che dà il supporto agli altri, no? Quindi dà il supporto anche emotivo qui agli altri, perché sempre di sentimenti parliamo. In un passato recente c'è stato qualche movimento importante, qualche cosa del destino, la ruota della fortuna. Quindi siete venuti in possesso di qualche soldino. O avete avuto qualche offerta di lavoro importante o semplicemente in qualche situazione vi siete trovati dalla parte dei fortunati, ok? Spero. Quando è positivo io incrocio sempre le dita che io azzecchi tutto. Che cosa portate come forza in questa situazione, Ariete? Beh, abbiamo quindi qui qualcuno che vuole offrire, vuole fare un'offerta, vuole proporsi sentimentalmente a qualcun altro o semplicemente qualcuno che rivela i suoi sentimenti, rivela i suoi veri obiettivi, rivela i suoi veri fini, no? Si mostra all'altro o agli altri in una maniera abbastanza non solo veritiera ma anche emotiva. Apro il mio cuore. Futuro prossimo abbiamo qui la forza, quindi una situazione che chiede la vostra diplomazia, una situazione che vi chiede di essere forti o semplicemente voi arrivate a questo punto della vostra vita, della vostra maturità che vi permette di essere equilibrati e mantenere il sangue freddo anche di fronte alle situazioni più difficili, più le sfide più complicate. Quindi eccovi che arrivate a questo punto di maturità. Ok? Qual è l'approccio quindi che l'universo chiede o vi consiglia? Qui abbiamo il consiglio di essere responsabili economicamente, di pensare alla stabilità, di condividere la nostra bonora, di condividere, magari dare consigli sempre economici o di budget o di pianificazione economica a qualcuno. Ma di agire sempre pensando alla stabilità, sarebbe a dire, non evitiamo di essere avventati in questo momento di agire di pancia, ok? Pensiamo sempre a tutto quello che abbiamo costruito che non deve essere buttato fuori dalla finestra perché a un certo punto perdiamo la pazienza o una situazione di all'ultimo momento si presenta e quindi eccoci che noi mettiamo sul tavolo il portafoglio e vogliamo aiutare tutti.
Dobbiamo pensare prima a noi, alla nostra stabilità. Non possiamo aiutare gli altri se questo vuol dire rimanere senza noi stessi. Ok? Un'informazione importante di questa situazione è esattamente quello che ho menzionato. Qualcosa arriva improvvisamente, è una sorpresa, non siamo pronti ed eccoci che veniamo chiamati in causa. Ok? La speranza e paura qui. Vedo che c'è il desiderio di trovare una partnership equilibrata, di essere pronti appunto a questa sfida, a questa partnership. E qui nel nostro, come ultima carta qui, l'energia del tiraggio, c'è appunto il 4 di bastoni. Cioè la celebrazione di una partnership che è appunto equilibrata, che è divina, che è un regalo dei cieli, giusto? Però noi abbiamo come ultima carta, cioè il risultato finale di questa situazione, la torre. Quindi diciamo che bisogna far sì che qualcosa crolli senza che sia tu quello ad accorrere ad aiutare gli altri, perché in questo momento penso proprio che è quasi torno indietro un attimo. Ovviamente tutte le i tiraggi non possono sempre risuonare con tutte le persone che ci sono nel mondo dell'Ariete, giusto? Quindi è per quello che io chiedo sempre a voi di essere anche gentili e carini nei commenti. Ah, non risuona, tu non sai nulla, non è la mia storia. Ok, non è la tua, ma sarà di qualcuno. Sto parlando a qualcuno qui che, da quanto ho capito, c'è qualcuno che forse vuole fare una proposta di partnership a qualcun altro, però questa persona viene sempre interrotta da qualche altra cosa che mette sempre il bastone fra le ruote e io lascio sempre in secondo piano questo mio obiettivo, che invece è quello che voglio io, e c'è una specie di interferenza esterna che continua a mettervi i bastoni fra le ruote. E qui, quindi, cosa mi dicono le carte? Mi dicono: senti, tu devi fare crollare gli altri, ok? Tu adesso devi pensare a te, alla tua stabilità, alla tua forza, ok? All'offerta che vuoi fare tu, alla partnership che vuoi tu, perché lì in questa partnership che c'è il re di coppe, ricordatevi che qui c'era la regina di coppa come la sfida, ma anche il potenziale di questa situazione. Quindi, se tu vuoi re di coppe o regina di coppe, trovarti con il re di coppe o con la regina di coppe, dipende da quello che è, tu devi far crollare il resto, lascia stare, lascia che la situazione cada per terra, perché non è che gli altri arrivano all'ultimo momento e sei tu quindi che devi donare la tua stabilità e lasciare in secondo piano te stesso, ok? O te stessa. Quindi, i tarocchi ti stanno dicendo questo, ti stanno dicendo: ok, gli altri vengono sempre da te, ti mettono il bastone fra le ruote, ho capito che hanno bisogno d'aiuto, ma qual è la priorità? Anche tu a un certo punto ti devi mettere in primo piano, perché altrimenti tu lavori, 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 fai, 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 e nel momento di coronare il tuo obiettivo, nel momento di raggiungere la cima, arriva qualcuno ed ecco che le tue risorse o i tuoi sforzi sono stati un po' buttati perché devi fermare tutto per aiutare qualcun altro, ok? Questo non vuol dire che siamo cattivi, vuol dire che in modo di poter celebrare la nostra partnership qui, dobbiamo lasciare stare qualcuno che ci sta un po' incatenando a una situazione un po' tossica. Dobbiamo andare via, ok? Utilizzare la nostra forza di realizzazione per appunto avere finalmente il nostro inizio, la nostra nuova partenza, perché è destino, ok?
però appunto tu devi scegliere di comunicare chiaramente perché è il tuo momento, ok? Ok, benissimo. Adesso chiediamo un pochettino di più qua. Quali sono quindi le azioni che ti sono consigliate, ok? Quali sono le azioni per l'Ariete in modo un po' da avere successo in questa situazione? In questa situazione, cos'altro si è girato? Ok, allora mettiamo in ordine che così io riesco un pochettino a raccontare la storia. Oh, c'è un sacco di roba qua. L'attore di nuovo, eh? Ok. Allora, c'è bisogno di essere flessibili con i cambiamenti. Abbiamo già visto qui cose che cambiano e arrivano. Ok, flessibili, però tu mantieni la tua stabilità per poter coronare il tuo successo. È qualcosa che tu stai sognando già da tempo, forse dall'infanzia, ok? E tu hai la forza e tutta la volontà per realizzare questa cosa. Ci hai messo tantissimo impegno e non vedi l'ora di coronare questo sogno. E quindi anche lì devi prendere i tuoi valori o i tuoi soldi o la tua opinione. Devi prendere te stesso, ok? Raccogliti e scegli. Quindi di manifestare quello che appartiene a te, lascia crollare le cose che devono crollare per finalmente trovare la tua felicità. Sono venute fuori tante carte, ma abbiamo visto anche facendo il primo shuffle qua che le tue carte uscivano molto velocemente, quindi penso che voi siate qua con qualcosa che vi è sulla gola, proprio che non scende, che avete voglia di scoppiare e dire a qualcuno. Ma attenzione, siate forti e diplomatici, eh? Vediamo un pochettino quali sono i blocchi qua. Ariete, quali sono i blocchi? Quali sono i blocchi per l'Ariete in questa situazione? Quali sono i blocchi per l'Ariete? Allora, abbiamo Amduchas, Belial, Asmodè e Belet. Quindi, la prima cosa è veramente 9 di denari, quindi è il fatto di capire che voi state lottando per la vostra prosperità. State facendo questo sforzo da soli, non c'è nessuno che vi sta aiutando, ok? Quindi questo è un blocco. Nel senso, bisogna capire che siete da soli, ok? Mentre magari, se dobbiamo basarci su questo che c'è qui, mentre tu stai aiutando gli altri, stai cercando di fare il tuo da solo, non c'è nessuno che ti sta aiutando, eh? E quindi c'è qui, bisogna prendere una decisione finale, quindi appunto questa decisione finale voi non riuscite a prendere. Questa decisione finale, quindi questo vi blocca perché continuate lì divisi tra me e gli altri, chi aiuto, chi faccio, cosa, chi dove. E quindi bisogna prendere una decisione e mantenerla, no? Poi di nuovo, un'altra volta il re qua che era già uscito lì nelle azioni, il re di bastoni. Quindi prendere la decisione e portare avanti, portare a termine. Dare, mettiamo così, avere
avere la forza di andare avanti con quello che hai deciso, con i tuoi obiettivi, realizzare i sogni. E finalmente anche lì c'è ancora di nuovo Cavaliere di Coppe, che è Bellet, che era già venuto fuori qui, è questa offerta che volete fare ed è anche un blocco, perché quindi se io sto lottando per i miei obiettivi, ma continuo a dare attenzione o soldi ad altre cose, la mia offerta diventa un blocco. Io sono bloccato lì e non riesco ad andare avanti con quello che voglio realizzare. Ok? Bene, Arieti, questi erano i messaggi per te. Come sempre, vi ringrazio del tempo che condividete qua con me per guardare i miei tiraggi. Prendetevi cura di voi. Se volete degli altri tiraggi, non esitate ad andare sul canale di mia mamma, Il messaggio della strega bianca, che è spaventosamente precisa e ha degli altri tiraggi molto diversi dai miei, quindi per completare un po' le informazioni. Ok? Vi auguro un bellissimo mese di settembre e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!